Quando diventa un problema sentire meno? Perché credo che nel corso, insomma, io sono del 64, quindi insomma, ci sono stati nel corso della mia vita dei momenti in cui qua sento un po' meno. C'è stato un periodo veramente piuttosto lungo dove avevo grossi problemi di udito. Poi insomma sono andato dall'otorino, abbiamo fatto insomma, e l'ho risolto. Però immagino che ci sia, se non un momento a partire dal quale, ma un certo tipo di problema che significa l'otorino non serve più. Quando appunto dovremmo accorgerci che le cose stanno cambiando? Ci sono dei segnali particolari? Ma allora, la domanda è sicuramente ampia, però cerchiamo di esplorarla. Allora, nello specifico, noi dobbiamo analizzare, io ad esempio da audioprotesista cerco di analizzare la situazione uditiva sia dal punto di vista soggettivo, ma anche dal punto di vista oggettivo. Oggettivamente, laddove c'è ad esempio una sordità temporanea, parliamo ad esempio di un tappo di cerume, allora quello non è un problema. Quello lo toglie l'otorino, lo toglie l'infermiere e abbiamo risolto il problema. Ci sono altre situazioni dove si può intervenire chirurgicamente. Lì, quindi, È un si altro tipo risolve, di. è un altro tipo di problema. In tutte le altre situazioni dove c'è un danno permanente e dove l'otorino non può fare niente, oggettivamente in tutte queste situazioni abbiamo un problema. Bisognerebbe teoricamente intervenire, però c'è anche un discorso soggettivo. Facciamo un esempio: c'è una persona che ha 80 anni, ha il 50% di sordità, però capiamo che sta tutto il giorno a casa e semplicemente guarda la televisione. Quella persona si è abituata ad aumentare il volume della televisione e ha risolto il suo problema. D'altra parte, all'opposto, magari abbiamo una persona di 18 anni. Nel pieno dell'attività lavorativa, universitaria, fa riunioni, parla in inglese, parla al cellulare, vive una vita dal punto di vista acustico molto completa, e quel 20-30% di udito non gli permette di sentire una lettera, una parolina, una frase qua e là, che alla fine magari gli fa perdere dei discorsi, dei concetti, lo fa escludere magari dal suo gruppo, dagli studi, dal lavoro. Lì capiamo che anche se oggettivamente il problema è molto lieve, soggettivamente quel problema è molto molto importante. Tanto che negli anni 80-90 si intervenivano soprattutto le persone che oggettivamente avevano l'80% di sordità. Oggi nei nostri studi noi vediamo principalmente persone nel pieno dell'attività lavorativa, quindi il sessantenne, il 65enne, il cinquantenne, che ha un piccolo problema di udito e che vuole risolverlo, perché non può permettersi al lavoro di dire cosa come non ho Capito. capito e di stare un po' indietro e non al passo, con tutti gli altri. Quindi questo spiegherebbe anche, adesso detta in termini molto, molto banali, perché si vedono molti di più apparecchi acustici di una volta. Cioè, bisogna avere, mi rendo conto, forse anche una certa cattiveria, oppure essere in grado di concentrarsi su determinati aspetti della fisionomia di una persona piuttosto che su altri. Però, se uno fa caso, ne nota parecchi rispetto magari a qualche anno fa. Questa potrebbe essere una ragione. Allora, sì, ci sono tutta una serie di ragioni su questo. Ad esempio, innanzitutto mi chiedeva prima di quello che è stata una rivoluzione tecnologica. Parte di questa rivoluzione tecnologica si è focalizzata nel sviluppare determinate tecnologie che possono essere d'aiuto soprattutto per quelle persone che hanno una sordità lieve. Ho capito. Quelle persone che dicono sento un po' meno, non è che proprio, magari non capisco, sento ma non capisco bene le parole. Allora lì c'è stato tutto uno sviluppo molto importante di tecnologie che danno supporto a queste persone. E quindi sicuramente vedendo i numeri, allora è difficile, come giustamente dice lei, cogliere quando una persona indossa un apparecchio acustico, perché sfido. Io voglio, ad esempio, fare i nostri politici, noi abbiamo un po' l'occhio clinico quando Eh vediamo in beh, beh, sì, televisione, vabbè. capiamo, però non so, cioè, molti lo utilizzano anche perché? Perché sono persone che dialogano continuamente, dialogano nel rumore e devono essere, come dire, devono essere capaci di cogliere ogni sfumatura. Però vedendo i numeri, quelli che vediamo noi, i numeri globali, diciamo, del mercato a livello italiano, se non altro che mondiale, c'è un aumento
C'è stato solo forse un rallentamento durante il periodo della pandemia, del Covid, no? Del COVID. Sì. Però per capirci, sì, è un mercato, le persone utilizzano sempre di più gli apparecchi, ma proprio perché? Perché risolvono sempre di più i problemi delle persone. Ho capito, questo è interessante, magari appunto a noi sfugge come logica.